terza. Giorgio, Giorgino, cosa stai facendo qua? Sto facendo i salami. Se tu aspetti un attimo, vedo come faccio a fare la croce in un minuto, 5 minuti massimo, poi puoi andare dove vuoi. Però vedi dal vivo e ti faccio vedere la carne che ho. Te, allora sono salami. Vai. Ho preso la paletta, sono 540 grammi. Prova a dare in bilancia. 540 grammi. No, ho spinto io. 510. 10. Capito? Allora, cominci dal sale e vai. E vado col sale. Dunque, questa la mettiamo via la calcolatrice perché ormai ho già calcolato che sono questi. Lì, via la calcolatrice, fuori dalle scatole. Mettiamo quel pizzico di sale, quei 30 grammi che mancano, che sono questi qua. Lì. Prendiamo il pepe. E facciamo un bianco e nero, chiaro, Davide? Lo sai come facciamo? Sì, bianco e nero, quattro pere. Sì. Quattro pere che ha preso la Juve. Quattro pere che ha preso la Juve. Guarda, quello lì è il nostro coso, quello lì va benissimo. Prendiamo la noce, ne vanno una e mezzo, ne prendiamo due perché nel rosicchiare ci rosicchiamo le dita. Ho appena affilato la grattugia. Affilare una grattugia ci vuole della fantasia, Molta! Eppure con un chiodino alla rovescio ho aperto tutti i boccherini. Una noce e mezzo? Una noce e mezzo, perché sono 25 kg. Una noce ogni 17, 18, 15, 18 kg. Poi dipende anche dalla noce, poi dipende anche dai se uno la vuole o non la vuole. Io faccio così perché sono abituato così. E le mie abitudini faccio fatica a trasdarle. Allora, di una noce mi è rimasto questo qua. Vai. Sì, l'hai grattato tutta. No. Allora... Due terzi. Allora, passavo di qua. No, vado a trovare Giorgino. Cosa vuoi che stia facendo Giorgino? 30 kg di salami, no? Così. Sì, le buttaglie non le volevo fare perché devo venire a prendere quelli là. Visto là su in alto? Devo venire a prendere quelli là e loro ho detto ci faccio il posto e... Quali quando li hai fatti? Ieri, da due giorni fa li ho fatti quelli. Ah, siamo perfetti. Sì, sì. Vabbè, allora, sale, pepe, noce moscata, manca l'aglio. Sì, e un po' di disinfettante che lo metto sempre. Però è una cosa buttata avanti. Adesso mettiamo. L'aglio fa da disinfettante anche. Nel video dei cotechini, che fra l'altro andrà in onda domani, vi abbiamo parlato del rompicotica. Ecco, faglielo vedere. Questo qui è il rompicotica. Si monta nel tritacarne, la cotica passa qua dentro e si va a spezzettare in pezzi più grossi. Poi viene passata nell'otto, che è questo qua che c'è i buchi di 8 mm. Vedete? A lui non manca niente. No, manca niente. Sarebbe troppo facile. Mettiamo due secondi anche. Metto a posto, eh? Sì, sì. Anche fare questo. Infatti sono in déshabillé, non sono in abbigliamento. Sì. Non ti faccio niente. No, fai. L'ho rotto, ma ce n'ho lì 50 di quegli affari lì. Ma quando vado con fretta io non vado niente. Ho visto che sei. Perché devi fare tante cose, si vede. Ma dovrei anche andare via, ma non ci vado perché capisco che il problema diventa serio. Poi mi cerco di sollecitare perché dovrebbero venire dei miei amici e sicuramente dopo perdo il tempo e non va bene. Ah, vengono a sentire com'è. Ma no, vengono qua forse a trovarmi. A sentire l'Albana. Ecco, facile, facile. E tu hai messo il dito nella piaga. Sì, quello lì è poco. Quello lì è poco, ci manca un pezzetto di roba. Ecco la cesta dell'aglio. Sì, sì. E cerchiamo di prendere quello che
spero che va bene. Che sarebbe questo, era e dove macini? Le macini adesso o la condizione? Subito, adesso, subito. Con quale tritacarne? Con quello là. Con qualche te lo giri già? Ah, giro. Sì, giro. Ah, va benissimo. A macinare quello lì ci mette dai 5 ai 7 minuti. Tu hai un gran bel tritacarne, eh? Sì, ma questi qua sono quelli studiati. Ma il tuo è un gran bel tritacarne da macellerie. Beh, questi qua da macellerie, ragazzi miei, è una bomba tu, eh. Questo è invece per salami, sono fatte apposta, Davide. Sì. Sono macchinari costruiti proprio adatti per quel lavoro lì. Anzi, fai una cosa, tira, smonta la piastra. Ci mettiamo sull'otto, sull'otto. Mettiamo sui buchi. Buchi dell'otto, Davide. Questo è il 10. Quello è il 10. Si cambia anche la stellina. No, adesso guardiamo qual è qua delle piastre. Perché ognuno questo è il tabacano così, questo è 10, va bene così, questo è l'otto, bene, va bene quel, va bene il coltello, va bene quello lì. E sono di 6, 8 e 10. Le tre piastre in genere che si usano in questo tipo di macellazione. Dunque, noi prendiamo il nostro cricco qua, quello che avevo lasciato là, poi cerchiamo di fare una pasta, ecco, ok. Vedi Davide, io uso il cuore dell'aglio, non tutto l'aglio, hai capito? Vieni qua. Ok. E questi qua non sono altri per te? Eh? Sono i tuoi questi? No, i miei uccidono il maiale giovedì 3, il 2 io faccio su, questa è la sua chiave. Questa è la sua chiave che va per fare per me. Ho due mani, due tenaglie. Bene, mi fa piacere. E quindi dicevo, stavo passando da queste parti, dico faccio un video, lo carico su YouTube, visto che avete molto piacere di vedere Giorgino, e eventualmente sotto il video mettete se avete bisogno di fare qualche domanda. E... Ma non è che ringrazio solo te, ringrazio anche tua madre. Guarda lì, c'è mia madre, sì. Porco cane. In realtà sto andando in provincia di Rovigo da mio zio, che anche lui sta facendo i maiali, però lui li farà in una maniera diversa. Ho portato tutta l'attrezzatura per fare qualche video o qualche filmato del maiale, diciamo. Adesso, oggi che è venerdì, farà la divisione in pezzi, esatto. Verranno i macellai, i loro norcini, che faranno la divisione della carne muscolo e la carne magra e della cotica e del grasso, della pancetta. Ecco, quello divido da salame, salsiccia e salsiccia. E gli fanno i quattro mucchietti. Domani mattina alle 4 andremo giù, dove lavorerà, anche lui ha una specie di laboratorio, dove andrà a macinare la carne, lui macinerà tutto, rispettando i mucchi. Poi verso le 7 del mattino arrivano i norcini che fanno le conce, capito, e le miscele per fare i salami all'aglio, esatto, e andranno a imbudellare. Quindi io spero che prossimamente pubblicherò questo video che hai fatto... Anche qui ho condito il sale con l'aglio. Con l'aglio. Come abbiamo fatto perché, come abbiamo sempre fatto, perché è un conto mettere l'aglio là e un conto mescolarlo qua. Qui diventa uniforme, là invece potrebbe essere dei pezzetti che stanno in... troppo e altri pochi. E allora noi adesso facciamo così, anche qua, vedi, potrei fare diverso, buttarlo tutto insieme, no, non è vero, vedi, anche se sembrano barzeccole, sono barzeccole che a un certo punto contano. Ah sì.
perché io vi vedo già un po' quello che è il sale. Poi sempre prima la concia. Io sì, molti no, ma Giorgino sì, di sicuro, sempre. Le sue due spatole magiche? Sì, due raschietti li chiamo io. Sì. Sono altre due cose da acciaio. Sì, che io uso per raschiare i banchi. Anch'io le uso per far pulizia, capito? Sì, sì. Però ne ho lì vari, ne ho tanti di tutti i tipi. Fatti persino con la falce da segare l'erba. Una volta si usava il raschietto, era fatto con la falce da segare l'erba, eh? Ah sì, non si butta via niente, come al solito. Bene, adesso macini? Vabbè, però non rimaniamo qua a vedere tutto il salame, dai. Ah, sennò... fate come volete. A me non mi fate nessuna impressione. Ah, me lo immagino. Scuserete le immagini e l'audio, ma sono col cellulare. Peccato non sentire il fischio. No, il fischio si sente, è il profumo che fa. Questo ti tira dentro anche le dita, se non stai attento. Non arrivi... di dietro, no. Devo starla di dietro. Guardate che motorino. È 220 o 380? 220, ho attaccato alla spina. Sì. Ma verrò quando mi inviti a fare il tuo salame. Io ne faccio un solo. Beh, quando fai il quando faccio il maiale un punto. I piani che vengo, porto l'attrezzatura e tutte le cose fatte bene. Sì, capito, facciamo i salami come faccio adesso, con più tranquillità, diciamo, sì. Vedi, cerco di buttare dentro bianco e rosso, in modo che riesca già un po' mescolato. Vedi? Va bene, grazie Giorgio dell'ospitalità. Quando passi vieni dentro. Vengo dentro, va bene. Vi aspetto domani. Sei sempre gradito, te, la mamma, il papà e come vuoi. Ascolta, domani esce il video che abbiamo fatto io e te con i cotechini, mi raccomando, guardalo anche tu. Allora, e poi ti aspetto, vai via. Sono venuti a trovarmi a sorpresa, come hai fatto tu oggi, il figlio di quel mio amico di Porto Recanati. Eravamo militari assieme, mi ha fatto una sorpresa perché ha una figlia che fa ginnastica artistica, è venuta lì a Bologna, allora ha detto siamo qui, andiamo a trovare. Ha voluto tutti i costi, che non ero capace, dopo lui si è un po' svogliato, essendo avvocato, il tuo nome, cognome, i tuoi viti, perché vuole andare a vedere, perché ci ho fatto avanti, voglio andare a vedere i vini che fa quel tuo amico lì, che dici Lorenzo. Guardali e poi dopo mi dirai. Va bene. Grazie allora della pubblicità. Va bene, dicevo, Giorgio, domani esce il video che abbiamo fatto i cotechini. Ecco, adesso si sente. Esce il video che abbiamo fatto i cotechini. E dopo domani, che è domenica, uscirà il video dove li cuocio. Ok? In due maniere, a bassa temperatura e al vapore. Poi dopo ho degli ospiti a pranzo che vengono ad assaggiarlo. Ma insomma, guardate, dateci un'occhiata che... Posso fare un inciso? Incisi. In questo tuo discorso? Sai che io, ma te lo fammi giurare, su qualsiasi tipo di giuramento io giuro, ho mangiato un cotechino
Io ne faccio sempre, ne faccio 10, 12, 15 volte all'anno. Ma raramente, ma non perché sei qua o perché, perché ho mangiato un cotechino così, così buono e fine. Quello che abbiamo fatto noi. Dio, quando sei buono. Ma è il mio tritacarne. Forse. Ma madonna, sei buono quel cotechino. Sono in pelle d'oca fino nel cervello. Buono, noi ne abbiamo già mangiato 4-5. Perché non è al di là del sale e del pepe, non è di qua, non c'è troppo magro, non c'è troppo... Guarda. Era perfetto. Anche mio figlio che ne mangia un pezzettino, una forchetta, ha mangiato due fette larghe così. Beh, guarda, per piacere. Vi aspetto domani. Intanto grazie della visione. Scusate per le immagini che sono un po' così improvvisate. Sì, ma ringrazio Giorgino dell'ospitalità come sempre. E... immagini da contadino. Va bene, grazie di tutto e grazie. Arrivederci. Grazie, saluto.